mo? Ma che fan? Ma che ne saccio? I giovani de mo, de danno rette, a chiamindene sempre tablette, quando si avessero appena mattina, già tenne mano telefonina. Goppa Facebook, goppa internet, se mettono su la prete, postano sempre senza fa niente, se andrigano su di cazzo di gente. Prima si vengoppo commenta e si va a fa un spassiamento, trovava una bella vaiola e poi diceva, diamoci prova. Mo se conosciono goppa Facebook, dice che è bella invece è brutta, so conosciuto una vaiola e verona, ma quando ha su visto, gli è una ghiattona. Nata vaiola in coppa Instagram, pareva formosa ma io 100 grammi. E nata vaiola di Sernia, e va brutta con manase nebbia. Questa cazzo di tecnologia è diventata una meraviglia. Se stavo meglio prima, quando non ci stavo telefonina. Se stavo più terra terra, quando non ci stavo. Che cosa? Un computer. Siamo con gli Svitols, un gruppo nato proprio per il Festival della Canzone Dialettale Molisana qui di Gamba Tesa. Elio Ciccaglione, dove è nato questo gruppo? Praticamente è nato così, un po' per scherzo, ci siamo uniti, insomma, avevo questo testo che l'abbiamo cominciato a provare e ne è venuta fuori questa canzone un po' simpatica. U-Tablet, di cosa parla? Praticamente U-Tablet parla di queste nuove tecnologie che ci sono, qualcuna un po' già che ha qualche anno, qualcuna più innovativa, però diciamo in maniera ironica prende queste sfaccettature un poco più negative, cioè un abuso che se ne fa poi di queste cose, per esempio quando parla dei selfie, che si fanno questi selfie dappertutto, quindi c'è una parte che dice che fanno nel bagno, quando mangiano, dappertutto. Infatti, tra l'altro, questo è un tema anche molto attuale, visto che ci sono anche il tema dei selfie estremi nell'ultimo periodo. Quindi un testo che parla della quotidianità, della realtà da portare sul palcoscenico, però in dialetto. Sì, da portare in dialetto ed anche per tirare sul morale delle persone. Un qualcosa, penso, di simpatico, fatto in una maniera ironica. Alice Di Domenico, la lady del gruppo, com'è lavorare? Diciamo lavorare, però in realtà è stare in compagnia con loro. No, è divertente, cioè, si creano situazioni simpatiche, ci esce la battuta durante le prove, diciamo, sono molto simpatici e mi sento a mio agio, quindi è divertente. Vi conoscevate già prima comunque, sì. Oppure è un gruppo, diciamo, assemblato, vi siete dovuti conoscere, diciamo così? Sì, vabbè, io suonavo già con Antonello e in un gruppo diverso con Michele Antonio. Dopo ci siamo uniti perché abbiamo appunto questo testo e no, è nato così, ho fatto da tramite e ci siamo conosciuti anche musicalmente. Michele Antonio Panichella si sale sul palcoscenico, si porta sul palco alla fine il dialetto di Riccia. Sì, abbiamo scelto di fare questa canzone, come ha detto anche prima Elio, per tirare un po' il morale, un po' sul morale di questa, del popolo di Gamba Tesa, diciamo. La canzone è semplice, però è abbastanza divertente. È comunque un piacere, certo. Sfidarsi con le altre realtà molisane, perché poi saliranno sul palco gruppi della provincia di Campobasso, di Isernia, anche del Basso Molise. È un momento di confronto e divertimento, credo. Sì, sì. Noi più che sfidare gli altri, noi andiamo a divertirci sul palco, non andiamo a sfidare gli altri. Noi saliamo sul palco e poi ci allattiamo. Come detto proprio alla riccese. Antonello Hoffa, ti ritroviamo, perché tu sei ovunque sei. Con quattro gruppi suoni. Quindi hai alte percentuali di vittoria. Speriamo. No, vabbè, ho vinto già l'anno scorso con una canzone che ho scritto, però cantava mia sorella e Carmen di Griscio. Quest'anno partecipiamo, ci siamo trovati una sera Elio, avevo scritto due righe su questa canzone del tablet, poi lui ci ha aggiunto altre rime e è nato questo testo. E insieme ci siamo messi pomeriggio a casa, abbiamo
ho iniziato a registrare, a provare, e man mano sono nate le altre strofe, è nata una canzone che dura quasi 5 minuti, però fa ridere, è molto simpatica. Non sapevo mai che a chi mandà, ma intanto sti sempre là, mo so giornale, mo so partita, sti giovani da mo se sono rambambite. Donè, mo è nato pure una da moda, a modo di selfie. I selfie? Voi diventate una mania, farsi foto, mi sembra via, si chiamava autoscatto, ma mo' cagnato, perché selfie l'ete chiamate. Mo' che questa fotocamera se fanno i foto, pure in da camera se fanno i foto, pure in bagno e fotografie, mentre se magna. Ci fanno vedere i piatti del giorno che se magnano, perché contorno se fanno i foto tutte truccate, eppure come si è imbustato.